L'impero romano decade anche per merito di cristiani. Arrivano questi nuovi religiosi a Roma e cominciano a minare nella sostanza quello che è l'impero romano. Per un motivo molto semplice iniziale, quello che loro adorano un solo Dio. E quindi quello che era il politeismo tipico della civiltà romana non è più accettabile per questo nuovo gruppo. Prima sono un gruppo autonomo senza particolari disagi sociali, dopo praticamente cominciano a creare anche dei problemi. Quindi comincia un accanimento nei riguardi di questi cristiani che porterà alle famose persecuzioni che conosciamo con martiri, con quantità enormi di martiri su tutto il territorio imperiale, non solamente a Roma. Ecco, quindi in questo periodo qua i cristiani non danno testimonianza di oggetti particolari dal punto di vista dell'identificazione del loro culto, perché sono proibiti, sono vietati, sono nascosti. La leggenda ci racconta che si radunano nelle catacombe. C'è qualche dubbio sul fatto che si radunassero nelle catacombe perché sono luoghi non sempre arreggiati, con corpi in decomposizione, quindi non era facile. Probabilmente si radunavano in case private all'inizio, in maniera nascosta, criptata, di modo che non venissero presi dai funzionari dello Stato stesso. Ma bisogna aspettare in realtà un momento successivo. Siamo attorno dal primo al quinto secolo in cui si sviluppano questi elementi e in particolare si sviluppano la prima iconografia, cioè i segni che danno testimonianza di questa nuova religiosità, il buon pastore e via dicendo, e tutti i simboli che abbiamo ancora in memoria nella nostra cultura attuale, che ci danno indicazione di come questi cristiani cominciavano a rappresentare la loro religiosità. L'immagine mariana, anche queste sono tipiche degli inizi del secolo, il crocifisso, e in particolare in questo periodo viene a configurarsi una nuova immagine importante della civiltà cristiana, del culto cristiano, che è quella del buon pastore, cioè praticamente Cristo tra le pecorelle che praticamente governa questa comunità di cristiani. E come era fatta questa basilica paleocristiana? Era fatto, dicevamo, di una grande aula divisa in navate per tenere sul tetto e soprattutto per dare luce anche nella parte principale, quindi c'erano delle finestre nella parte laterale della navata principale, che era più alta, per far entrare luce. E le colonne erano sorrette o da archi o da travi, dipende dagli edifici, alcuni edifici sono ancora la trabeazione, in altri ci sono gli archi. Davanti a questa grande aula c'era il luogo del sacro, cioè il presbiterio dove c'era praticamente l'altare e il sacerdote che consacrava. Nella parte davanti, negli edifici soprattutto antichi, c'è il quadriportico, che è praticamente un cortile che si ispira anche questo alla stagione romana, fatto di un porticato attorno, che serve praticamente come luogo di purificazione, di preparazione al luogo del sacro. Ricordiamo in particolare due edifici delle chiese paleocristiane che sono legate al IV secolo. Una in particolare è Santa Sabina a Roma, che è del 400 più o meno dopo Cristo, e l'altra che è del IV secolo, che è la Basilica di San Pietro, che è la chiesa ancora principale della cristianità. Non la basilica attuale, quella costruita dopo in età rinascimentale e successivamente, ma quella precedente che è ancora sotto alle fondamenta della basilica attuale, che era fatta non a tre navate ma addirittura a cinque navate, quindi molto grande, ed era locata dove la tradizione diceva che lì era sepolto il primo papa, cioè San Pietro. Con l'arrivo dei primi cristiani a Roma, nel primo secolo d.C., la nuova religione portata da questi si diffuse con estrema rapidità tra le classi meno abbienti. La rapida ascesa della religione cristiana, che prevedeva di riconoscere un solo Dio, tolse prestigio all'imperatore divinizzato. Il nuovo pensiero teologico mise in allarme l'organizzazione politica romana, che attuò feroci persecuzioni. Furono massacrati quantità enormi di cristiani. Bisognò attendere il 313 d.C. perché si placasse l'ira degli imperatori nei riguardi dei cristiani. È stato Costantino che concesse all'ormai immensa massa di cristiani la libertà di culto. Successivamente, nel 380, l'imperatore Teodosio proclamò il cristianesimo religione di Stato. La divisione dell'impero in occidente e orientale modificò gli assetti geografici interni.
La capitale dell'impero d'Occidente venne, nel 402, trasferita a Ravenna. Ormai i tempi non erano più propizi. Nel giro di pochi decenni, l'impero occidentale, con una lenta ma inesorabile agonia, nel 476 crollò definitivamente. In questa situazione di crisi, la politica nella penisola italiana cambiò radicalmente e si vennero a costituire dei regni romano-barbarici con continue ridefinizioni. Il periodo cosiddetto paleocristiano del primo cristianesimo si evidenzia soprattutto con l'editto di Costantino, quando i cristiani di Roma possono finalmente costruire i loro edifici. Dicevamo che sono edifici semplici, costruiti con un'architettura simile all'architettura che potrebbe essere quella delle nostre case contadine di oggi, cioè muri verticali e i tetti e i fatti in legno con le travi di legno, quindi semplicissima, una grande aula, eccetera. Quello però che è significativo, però è bello in questo periodo qua, che mentre l'architettura è relativamente povera, comincia a essere abbastanza interessante il sistema decorativo all'interno delle chiese, che viene fatto principalmente con due sistemi di costruzione dell'immagine. Il primo, che è quello della tecnica dell'affresco, l'altro che è quello del mosaico, che sono due tecniche che praticamente vengono riprese dalle tradizioni precedenti. Diciamo che i primi cristiani non hanno né casistica né riferimenti dal punto di vista iconografico e iconologico, perché arrivano da una testimonianza diretta di Gesù Cristo con la sua vita e con le sue azioni. Quindi hanno bisogno di costruirsi tutta una serie di immagini nuove che vanno ad aiutare anche la comprensione da parte dei cristiani, dei nuovi cristiani, di quello che è la tradizione dei testi sacri, in particolare dei Vangeli. Quindi diventa importantissimo cominciare a rappresentare in questi edifici anche quelle che sono le situazioni legate a questa nuova religiosità. In particolare si può legittimamente rappresentare la figura di Cristo, perché mentre nella tradizione giudaica precedente era vietato dalla Bibbia la rappresentazione di Dio, nel caso specifico è legittima in quanto Gesù Cristo è effettivamente vissuto come uomo e quindi è legittimo rappresentare Gesù Cristo nelle varie rappresentazioni. Qui verrà rappresentato in vari momenti della sua vita, anche perché lo scopo di queste rappresentazioni artistiche sono quello di tipo didattico, cioè di insegnare i sacri testi a un popolo che il 99,9% era analfabeta, quindi l'unico sistema era quello di rappresentare nei pareti delle chiese la vita di Cristo e i fatti significativi di questa nuova religione. Quindi esiste un'attività descrittiva diretta e un'attività simbolica che riguarda invece il rimando tramite simboli e quelli che possono essere i significati più profondi di questa religiosità. Dicevamo che le tecniche usate da questi artisti del cristianesimo per rappresentare questi temi sono due: l'affresco, che praticamente è una tecnica pittorica che si realizza su muro, facendo riferimento alla malta ancora fresca. Quindi il colore che viene depositato sulla malta viene assorbito dalla malta stessa e diventa parte integrante del muro. In questo modo la partita pittorica che viene costruita ha una durata molto buona nel tempo, e qualche frammento di queste campiture pittoriche arrivano fino ai giorni nostri. L'altro sistema di costruire queste immagini è quello del mosaico. Anche questo viene riportato dalla tradizione romana, soprattutto nell'ultima stagione dell'impero romano. Le maestranze del Nord Africa diventano specializzate nel mosaico. Pensiamo a tutti i mosaici pavimentali che troviamo nei vari edifici romani, che vengono ripresi dalla tradizione cristiana e riportati nelle decorazioni, soprattutto nel catino absidale oppure nelle pareti delle navate delle chiese stesse. Con l'uscita dalla clandestinità del culto cristiano nel IV secolo, la ormai diffusa religiosità cominciò a precisare i propri campioni estetici.
Si tratta di simboli e raffigurazioni di Cristo e della Madonna, che vennero dipinti o scolpiti sui vari edifici. Il cristianesimo raggiunse con estrema rapidità tutte le terre conquistate dai romani e si sostituì ai culti precedenti. Ci fu qualche resistenza da parte di alcune comunità isolate. Si ricorse al simbolo, immagine che rimanda a qualcosa di più grande. I simboli e le raffigurazioni furono completamente inedite. Fu quindi necessario costruire una casistica di immagini da presentare alle popolazioni che stavano uscendo dalla cultura pagana. Si definì di conseguenza tutta una nuova iconografia che comunque pescò dalla tradizione. Si trattava di nuove forme di comunicazione che vennero insegnate ai fedeli. Immagini proposte in modo non sempre realistico e che spesso rimandano a significati diversi. Si disegnarono pesci, palmeti e uva con valore simbolico che rimandavano a suggestioni teologiche. Un tentativo di dare figuralità al Dio. Proprio questi segni divennero dei simboli che testimoniavano la presenza dei cristiani nelle catacombe. Successivamente, con l'ufficializzazione del culto, le nuove immagini comparvero in numerosi edifici. Vennero edificate le prime chiese con una nuova struttura atta ad accogliere l'assemblea dei fedeli. Tra il V e il VI secolo, in Oriente, si sviluppò una forma d'arte specifica, chiamata bizantina, ricca di decorazioni musive. Successivamente, con la riconquista della penisola italiana, da parte dell'imperatore Giustiniano, si diffuse anche qui e in particolare a Ravenna. In questa città ancora oggi troviamo edifici semplici all'esterno e molto decorati all'interno. Uno dei casi più interessanti dell'arte paleocristiana, cioè del primo cristianesimo, che comincia a affacciarsi al mondo visibile con le chiese, con le basiliche, con gli edifici pubblici, è senz'altro la città di Ravenna, che è capitale praticamente dell'impero d'Oriente in Italia. Questa città mantiene ancora ad oggi un patrimonio straordinario di questa prima stagione del cristianesimo. Addirittura l'UNESCO nel 1996 l'ha dichiarata patrimonio mondiale dell'arte, proprio per la sua testimonianza e qualità dei manufatti presenti. Ce ne sono alcuni di molti significativi che occupano praticamente tutta la città di Ravenna. Uno dei più belli, piccoli ma belli, è il mausoleo di Galla Placidia. Cos'è un mausoleo? Una tomba privata, è un piccolo edificio all'esterno fatto di mattone a vista, quindi una tecnica poverista potremmo chiamarla, e all'interno invece rivela una straordinaria qualità nella decorazione musiva, sia per l'uso dei materiali preziosi, lapislazzuli per fare tutto il blu che c'è all'interno, sia per le figurazioni che sono fatte all'interno. In particolare è una struttura a croce greca, quindi con quattro bracci più o meno della stessa grandezza, anche se uno un po' più lungo, e in una lunetta esiste una figura molto bella che è il Buon Pastore, uno dei temi caratteristici del paleocristiano, con Cristo rappresentato tra le pecorelle. Poi un altro edificio significativo è il Battistero degli Ortodossi, a pianta, quello proprio un nucleo centrale, in figura quasi cilindrica, o comunque un prisma a base ottagonale, che anche questo con una cupola fittile, cioè fatta con materiale leggero e non strutturale, sviluppa temi legati al primo cristianesimo. Altro monumento significativo del tessuto urbano di Ravenna è la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, costruito tra il V e il VI secolo d.C. Qui abbiamo, a parte la struttura basilicale, che è sempre quella a tre navate che costruiscono l'aula e l'abside terminale, abbiamo sopra la teoria di archi della navata centrale due strisce di mosaici straordinari. Uno riguarda i martiri, sono messi in fila in maniera piatta, senza particolare definizione volumetrica, e l'altra riguarda le vergini. E quindi da una parte la teoria delle vergini, da un'altra parte la teoria dei martiri, che è uno degli elementi più belli caratteristici nella semplicità di questa chiesa. Altra chiesa molto bella e particolarmente legata al mondo orientale, a Costantinopoli in particolare, è la Basilica di San Vitale, in cui abbiamo una struttura
di edificio, non più con la navata, con le navate e quindi a struttura rettangolare, ma è un edificio a pianta centrale. Infatti si ispira, come dicevamo, alla Basilica di Costantinopoli, che è fatta in questo modo con la cupola centrale. Qui non abbiamo una cupola strutturale, però, perché probabilmente le nostre maestranze non erano più in grado di costruire cupole strutturali, quindi le fanno in maniera fittile, vuol dire fatta con materiale leggero e poi coperta con un tetto a spiovente. In particolare dentro questa basilica abbiamo anche qui dei mosaici molto belli che ci ricordano i personaggi di prestigio, di potere del tempo, e qui abbiamo la rappresentazione dell'imperatore Giustiniano da una parte e la rappresentazione dell'imperatrice dall'altra parte. Sempre qui a Ravenna abbiamo un altro edificio veramente interessante, che è la Basilica di Santa Apollinare in Classe. In Classe era allora il porto di Ravenna, oggi è interrato perché si è spostata la riva del mare più verso oriente. E in particolare qui abbiamo un bellissimo mosaico che riguarda la trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabor, che si trova sul catino absidale, che vuol dire il soffitto dell'abside, quella semicilindro che c'è dietro all'altare e che rappresenta proprio questo tema, che è abbastanza raro per il momento. Tutte queste decorazioni che noi abbiamo visto sono fatte col sistema del mosaico, che è praticamente una serie di pietrine tagliuzzate di varie dimensioni e di vari colori impiantati su un letto di malta. E proprio il fatto di essere pietre permette a queste decorazioni pittoriche di mantenersi nel tempo molto di più degli altri sistemi decorativi.